Adesso provo a distrarlo. Tu tieni pronte le manette, ok? Agli ordini, signore. Se non avete ancora un piano per catturare quel Decepticon, io posso... Mi spiace. Io gli taglio la strada! Tenente! Mi serve aiuto! Strongarm! Strongarm! Sei ferita! Sono... nell'orgoglio, signore. Faccia attenzione! Mi dispiace per te, ma era una mossa che mi aspettavo. E adesso preparati a... Transformers, Robot in Disguise. Forza cerebrale. Fammi indovinare, stavi andando dalla tua nonnina, vero? Ancora un po' debole. A volte sono i più piccoli a causare i danni più grandi. Se voi mi aveste invitato al vostro consiglio di guerra, forse avrei potuto evitare che Torpod mi conciasse per le feste. Scusaci, Grimlock. Non avevamo tempo di aspettarti. E poi non era un consiglio di guerra. Stavamo ideando una strategia. Voi credete che io non capisca le strategie, i piani? Pensate che sia stupido? Non sei stupido. Tu sei molto intelligente. Attento, Russell. Lì ci sono i soldi per il college. Cosa? Scusa, papà, ma qui vedo soltanto dei tostapane. Tostapane fatti durante la crisi dell'alluminio del 43. Tra un paio di anni varranno una vera fortuna. Sempre... beh, che restino in buone condizioni. Posso sempre iscrivermi a una scuola pubblica? Anche a una scuola di clown. Che cos'hai, Grim? Grim? Strongarm e Bumblebee credono che io sia stupido. Ma può darsi che abbiano ragione. Ma non possono averti detto una cosa simile, oppure sì? No, Danny, però lo hanno pensato. Strongarm parla sempre di quel che ha imparato frequentando l'Accademia di Polizia. Se avessi avuto la possibilità di andarci, sarei stato grandioso anch'io, anzi molto di più. L'Accademia di Polizia non è una carreggiata, mareggiata, passeggiata. L'esame di ammissione è molto difficile. Ho visto il file nel cilindro dei dati a bordo dell'Alchemor. Puoi darmelo, eh? Certo, Grim, ma perché? Perché se anche non posso andare all'Accademia, posso dimostrare di essere abbastanza in gamba per entrarci. Aia! Così mi fai andare in tette circoide! Sicuro di volere che trasferisca il download di tutto l'esame direttamente nella tua mente? Certo, sono più che sicuro! D'accordo, non c'è alcun problema. Almeno spero. Fazzolletico! Bene, abbiamo finito. Puoi iniziare l'esame quando vuoi. Grimlock? La prima domanda. Finire questa frase. In geometria la distanza più breve tra due punti è... allora... ci sono! La distanza più breve tra due punti è... ancora più breve se usiamo la modalità auto! Ba-boom! Cosa? Io credo che la risposta giusta sia una linea retta. Allora, quando dicono che sono poco intelligente, è vero? Non scoraggiarti in questo modo, era solo la prima domanda, Grim. I candidati studiano mesi per preparare l'esame di ammissione.
Potrai scaricare una guida rapida direttamente nella tua memoria. Puoi riprovare l'esame dopo che l'avrai letta per bene. Che cosa aspettiamo? Aia! Guida rapida di studio in arrivo. Russell, fix it. Ho bisogno di voi due alle capsule di stasi. Arriviamo, tenente. Amico, ritorniamo subito. Oh, cavolo, ma io ero pronto adesso! Vieni qui! Grimlock, va tutto bene, amico. Penso che le mie condizioni possano essere fermamente definite ottimali. Fermamente ottimali? Non sembri nemmeno tu, Grimlock. Beh, vedi, adesso sembra quasi assurdo parlarne, ma dopo la debacle con Torpor di questa mattina, io mi ero convinto che tu e il cadetto Strongarm mi consideraste intellettualmente inferiore. Non diremmo mai di te una cosa del genere, non ad altri. Per questo ho cercato di dimostrare la mia intelligenza con l'aiuto del cilindro dei dati dell'Alchemor. Il cilindro è stato totalmente svuotato. Grimlock deve avere scaricato tutto il contenuto nella sua memoria, ma... quel cilindro conteneva 3.668 byte di dati, il che equivale a migliaia e migliaia di volte la somma delle conoscenze cybertroniane! Oh, cavolo! Per cui sei diventato il bot più intelligente della storia! Ha memorizzato moltissimi dati. Sei davvero sicuro di star bene? Sicuro al 100%. Ad ogni modo, secondo gli scienziati, le sequenze neurali dovrebbero iniziare presto a disintegrarsi, causando forti emicranie e paralisi temporanea. Alla fine di me non resterà altro che un inutile ammasso di durabilio. No. Grim! Cosa? Oh, cielo! Grim! Noi non volevamo spingerti a questo. Devi crederci. No, io vi garantisco che non vi ritengo affatto responsabili. Posso affermare che è stata la mia insicurezza a cacciarmi in questo guaio. Una volta è successo anche a un mio vecchio amico. Gli hanno tolto dei dati inseriti accidentalmente e si è ripreso. Questo perché il tuo amico non era un Dinobot. Le strutture mentali degli Autobot sono differenti, non si può generalizzare. Ma potremmo far riferimento a questo precedente. Fixit, pensi che sia possibile poter estrarre i dati da Grimlock prima che facciano dei danni? Suppongo che questo sia posturalmente... platealmente... Rilevo un'attività Decepticon presso il laboratorio di energie sperimentali. Cerco di collegarmi alle videocamere di sorveglianza esterne. L'immagine è quella di un detenuto schedato. Il fuggitivo si chiama Simakor, scienziato e ricercatore. È stato arrestato insieme a due Minicon, Axiom e Theorem. Simakor è un essere geniale, ma ha un carattere incline alla furia. Quando ha fallito i suoi esperimenti, in preda alla collera ha percosso i compagni di ricerche. Io e Stronger mandiamo a quel laboratorio. Non ho sentito il mio nome nella lista della squadra per la missione Bumblebee. Temo che un eventuale scontro possa peggiorare le tue condizioni. Io non vorrei sottolineare le ovvietà, ma se resto alla base, voi avete il 70% di probabilità in più di fallire la missione e il 50% di probabilità che sia un fallimento totale e umiliante. Non serve discutere. Rombo ai motori e andiamo. Tutto qui il laboratorio. Credo che il vero centro di ricerche si sviluppi sottoterra. In genere gli acceleratori di particelle sono tunnel di 2,5 km di lunghezza. Mal di testa. Nulla di che. Sta già passando. Ora apriamo quella porta. Cercherò di trovare la combinazione. In teoria esistono 900.000 combinazioni, ma solo 6 tasti del pannello sono più usurati degli altri. Signore Pe-
penso di aver trovato il modo di far tornare Grimlock normale. Vi stiamo raggiungendo. Vi aspettiamo. Passo e chiudo. Che cosa può cercare un Decepticon in questo posto? Secondo la mia ipotesi, Simacor sta cercando il circuito di comando secondario che fornisce l'alimentazione al fascio di energia dell'acceleratore di particelle. Il circuito tecnicamente potrebbe fungere da drive spaziale per una navicella cybertroniana. È davvero insolito vedere queste capacità di deduzione in un Dinobot. Decepticon, ti consiglio di arrenderti. Alza subito le mani, sei sotto tiro. Sai, Strongarm, non credo che lui voglia... Arrendermi? No, ma vi ringrazio di esservi avvicinati. Una bella angolazione di attacco, Axiom. Mi sono limitato a seguirti, Theorem. Dividiamoci! Mi prego di scusarmi. Grimlock, attacca Simacor e colpiscilo forte. È tutto qui? Tu non sei un guerriero. Pensavo che i Dinobot fossero famosi per la potenza e la loro ferocia. Credimi, era quello che pensavo anch'io. Tornerò dopo che mi sarò liberato dei veri guerrieri. Dov'è il circuito? Eh? Scendi subito! Muovetevi, quel bestione è riuscito a prendermi il circuito! In vita mia ho fatto centinaia di combattimenti. Perché non ho saputo affrontare quel Decepticon? Perché stando alla posizione del corpo, avevo 14 opzioni di attacco e non ho avuto il tempo di valutarne l'efficacia. Il trasferimento dei dati ha cancellato l'istinto del riflesso alla lotta! No! Hai visto? L'incisione non è precisa. Nemmeno la tua. Io non credo che questo lo fermerà. Adesso sì. Dammi immediatamente quel circuito di nuovo. Guarda che anch'io ho qualcosa che ti sta a cuore. Devo nascondere il circuito e andare ad aiutare Strongarm e Bumblebee. Ma come? Un attacco sorpresa? Troppo prevedibile. Una trappola? No, ci vuole tempo. Pensa. Pensa, Grimlock, pensa. No! Smettila di tergiversare, scegli un'opzione di attacco e seguila alla lettera! Vorrei la tua attenzione. Guarda fuori dalla finestra di osservazione della sala. Ho iniziato il processo di carica dell'acceleratore di particelle. Dammi quel circuito. Quando il fascio di energia sarà pieno regime, gli elettroni frantumeranno i tuoi amici in tante particelle subatomiche. Attenzione, l'acceleratore di particelle si attiverà tra 10 minuti. Piano, professor Maldestrus! Grazie, dottor Obvious! Axiom, Theorem, vi suggerisco di tornare da me se non volete finire mescolati con le molecole di quei due Autobot. Ah!
Non riesco a muovermi, né a trasformarmi. Noi siamo incollati a un enorme elettromagnete. Cos'è questo rumore? È l'acceleratore, dico bene? Sta preparandosi a sparare. A noi. Grimlock! Tirati fuori! Oh, io non ti sento! Chi va là? Sono Russell, sono con mio padre Fixit. Pensiamo di avere una cura per te. Fra pochi minuti ci sarà una tragedia. I nostri compagni sono intrappolati là dentro. Su, presto. Non c'è più tempo, dammi la cura. Ma non sono sicuro. Fregati! Grim, sei tornato tu, vero? E chi dovrei essere? Però, come mai non riesco a muovermi? Oh, caspita, devo aver sbagliato i calcoli. Questo è irrisibile, temibile, terribile! Ehi, però non mi sembra completamente immobile. E sta migliorando rapidamente. Dovresti muoverti del tutto tra qualche minuto. Ma P e Strongarm devono essere liberati ora. Non credo di essere abbastanza in forma per entrare in azione. Allora devi mostrarci la tua intelligenza. L'acceleratore di particelle si attiverà tra 5 minuti. Che cosa aspetti, Dinobot? I tuoi amici o il circuito? È davvero così difficile scegliere? Sivakor, se vuoi riavere il tuo trofeo, allora dovrai cercare di guadagnartelo. Vieni subito in sala controllo e porta il tuo intelletto superiore. Basta con le chiacchiere! Consegnami quel circuito, avanti! Fai solo un altro passo, testa di banana, e spacco questo in due! Che cosa vuoi, bestione insulso? Voglio sfidarti a una prova, Sivakor! Voglio sfidarti a una prova, Sivakor! Sì, a una prova di intelligenza! Se vinco io, tu liberi subito i miei amici e noi ce ne andiamo con il circuito. Se vinci tu... Ti prendo a calci nel sedere e dopo averti strapazzato mi riprendo il circuito. In realtà volevo dire che te l'avrei consegnato. Forse non lo sai, ma in questo tipo di sfide io non sono mai stato sconfitto. Quindi non hai alcun problema a rispondere alla mia domanda. No, aspetta. Sei tu che hai sfidato me. La prima domanda, di conseguenza, è mia. Se la monorotaia di Cybertron parte da Keon City, va a est a una velocità di 100 mecanometri, e un'altra monorotaia parte da Nuon City e va a ovest a 63, in quale punto si incontrano? Dai, dimmelo. Marco! Dunque, e sarebbe una domanda difficile! Dobbiamo dirgli subito qualcosa! Qualunque cosa! Ci sto lavorando, credetemi! È molto semplice per me darti la risposta. L'acceleratore di particelle si attiverà tra 2 minuti. Dunque, 63 diviso 100 moltiplicato sì, per... Sì, ci sono! Questa è una domanda trabocchetto! Underbite ha distrutto Nuon City! Di conseguenza, la monorotaia della città non c'è più! Ba-boom! Io... penso che questo tecnicamente sia esatto. Bene, fai la tua domanda. Ai tuoi amici resta poco tempo. Oh, lo faccio immediatamente. La mia domanda è... No, già, adesso te la faccio più che volentieri. Sì. L'acceleratore di particelle si attiverà tra 30 secondi. Suggerisci una domanda, Fixit? Non riesco a ragionare sotto pressione. Ma che cos'è una domanda? Ma allora? Rispondi, che cos'è rosso, nero e blu? Cos'è rosso, nero e... Ho capito, sei davvero spiritoso. Mi hai insultato ancora una volta, per cui adesso... Pollo di cannone! Sì, sì! Momento giusto! 10, 9,
Come facciamo a entrare? Non ha più importanza! Il tempo è scaduto! Se la distanza più breve tra due punti è una linea retta, allora... 2, 1... D'ora in poi posso partecipare anch'io alle riunioni strategiche. Bene, Simacora e i suoi scagnozzi sono sotto chiave nelle capsule di stasi. Oggi sei stato fantastico, Grimlock. Hai steso un Decepticon molto potente nonostante tutti i problemi che avevi. Non è stato difficile. Ho solo combinato sapientemente il cervello e i muscoli. A questo proposito, Fixit, per caso hai ancora quella guida? Ma certo, e ho trovato il modo di scaricarla su questo sicurissimo tablet che ho configurato appositamente per te, Grimlock. Grazie! Mi prenderò un po' di tempo per leggerla, dopodiché affronterò quell'esame e lo passerò. Scusa, Fixit, non c'è una versione con le figure?